Secondo il rappresentante sindacale aziendale Fiorenzo Festa, nelle casse del comune di Buonabitacolo ci sono solo 3.000 euro. Festa ha palesato al sindaco Beniamino Curcio con una lettera tutte le paure e perplessità relative a questa grave situazione e alle ripercussioni per i dipendenti comunali. La prima ed inevitabile conseguenza infatti potrebbe essere quella della sospensione degli stipendi ai dipendenti comunali, ma non solo, sarebbe a rischio anche l'ordinaria amministrazione. Intanto Beniamino Curcio fa sapere che questa mattina dallo Stato è arrivato uno stanziamento di 180.000 euro che dopo aver coperto alcuni debiti del comune darà respiro alle casse per circa un mese. La cosa che preoccupa di più, sostiene infatti il sindaco Curcio, non è tanto che le casse comunali siano rimaste vuote, ma che il comune deve pagare debiti per oltre 250.000 euro tra fatture, decreti ingiuntivi, spese riconosciute da riconoscere, compensi tecnici e parcelle di avvocati.